Il Dipartimento di Stato americano allerta i suoi cittadini su possibili attacchi da parte dell'Iran, dopo la scoperta di un presunto complotto di Teheran contro obiettivi sauditi e israeliani negli Stati Uniti. La minaccia è emersa dopo l'arresto all'aeroporto di New York di Mansour Arbob Sayor, 56enne con doppia nazionalità americana e iraniana. Un altro iraniano, membro dei Guardiani della Rivoluzione, è ricercato. Secondo l'indagine condotta dalla DEA e dall'FBI, i due avrebbero cercato l'appoggio logistico dei narcos messicani per assassinare l'ambasciatore saudita a Washington e avrebbero pianificato l'utilizzo di esplosivi, che al momento non sono stati ritrovati. Il segretario di Stato Hillary Clinton ha preannunciato che Washington rifletterà assieme ai partner stranieri su come rispondere a queste azioni, contrarie a ogni norma internazionale e che confermano la pericolosità dell'Iran. Teheran smentisce con sdegno le accuse e afferma che i suoi rapporti con l'Arabia Saudita sono improntati al rispetto reciproco. L'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite, Mohammed Khashoggi, ha definito propaganda guerrafondaia le notizie diffuse da Washington.